Ciao ragazzi e bentornati su H3 Surgical Team. Sono Federico e oggi andremo a parlare di un aggeggetto che avete cominciato a vedere su Instagram in alcune delle nostre storie. Questo qui. Che cos'è questo? Apriamo la scatola. Questa è una sonda ecografica portatile. Eccola qui. È una sonda lineare che va da 7 a 10 MHz. Che noi utilizziamo sia in ambulatorio che in reparto per quanto riguarda l'ambito senologico, perché con questo ecografo noi andiamo a completare, diciamo, la visita senologica andando a esplorare con più dettaglio le neoformazioni che possiamo sentire palpatorialmente o andando a trovare addirittura nelle neoformazioni che non si palpano più, per poter mettere poi un reperage dermografico, cioè un pallino, una X, sulla proiezione cutanea di questo nodulo e poi andarlo a rimuovere. Inoltre con questa sonda possiamo andare a fare un'ecografia direttamente nel campo operatorio, perché non ha il filo, e durante l'intervento andiamo a vedere real time dov'è il nodulo e possiamo così toglierlo senza dover mettere un repere dermografico da un ecografista in radiologia. Come funziona questa sonda? L'utilizzo è semplicissimo, perché ha un pulsante solo che si usa sia per l'accensione sia per il freeze, quindi per bloccare le immagini. Si carica tramite un banalissimo cavetto USB e si utilizza come schermo un telefonino come quello mio o un tablet, che possono essere sia Android che iOS. Ovviamente non ha tutte le funzioni che ha un ecografo tradizionale, perché è un ecografo un po' da battaglia, è solo la sonda lineare, quindi ci manca la convessa e la settoriale per chi volesse fare cardiologia, e non c'è il power doppler, però comunque ha un sacco di funzioni interessanti. Allora, andiamo a fare l'unboxing della sonda ecografica. Come vedete, la scatola è abbastanza spartana, c'è solo il logo della ditta produttrice, la Ote Medica, e nient'altro. Cosa c'è dentro? Dentro c'è il nostro ecografo con l'etichetta del dipartimento, perché è stato utilizzato con i forni dipartimentali, visto che non serve solo a noi ma serve a tutto il dipartimento. Qui sotto c'è l'attacco per il cavo USB, questo è il cristallo piezoelettrico che sarebbe il cuore dell'ecografo, quindi se casca di testa si rompe. Qui c'è il marker che serve per orientare la sonda e va messo sempre o verso la spalla destra del paziente oppure verso la testa, a seconda di che direzione si mette l'ecografo. Sul retro abbiamo il pulsante che serve sia per l'accensione sia per il freeze. Ecco qua, e qua sotto l'indicatore di carica della batteria, più questo indicatore che ci va a dire se il dispositivo è collegato ad una wifi, cioè la wifi del telefono che si userà come schermo. In questo caso, se è lampeggiante, vuol dire che sta cercando ma non l'ha trovata, perché attualmente non è connesso a nessun dispositivo e nient'altro. Questo è il filo, che banalissimo cavo USB che si usa per caricarlo, e nient'altro. Quindi adesso vediamo in breve quali sono le sue funzioni. Questa è la schermata principale del nostro ecografo e qui sto cominciando a farlo funzionare, sto mettendo l'ecografo sul mio braccio sinistro. Ecco qua, si cominciano a vedere la parte grigia sopra e la cute, e in profondità sono i vari tessuti sottostanti. Adesso possiamo andare a vedere un vaso. Eccole qui, le parti nere sarebbero i vasi. Allora, se adesso spingiamo freeze, che succede? Succede che l'immagine si blocca e da questo punto possiamo usare la funzione di misurazione per misurare ad esempio un nodulo oppure il calibro di un vaso. Possiamo anche misurare un'area tracciando un circolo più o meno grande, e quindi verrà fuori, calcolerà l'area della porzione che stiamo studiando. Possiamo fare play, in questo caso automaticamente farà vedere quali sono gli ultimi 100 fotogrammi registrati. Possiamo salvare l'immagine o salvare il video. Possiamo mettere delle annotazioni, per esempio scriviamo un vaso. Possiamo inserire informazioni sul paziente, data di nascita, se maschio o femmina, e così via. Qua a sinistra possiamo regolare il focus, che più o meno corrisponde allo zoom. Adesso è come se avessimo zoomato. Ecco, adesso mettendo la freccina un po' più in alto si vedrà un'area maggiore. Mentre facciamo l'ecografia, poi ci sono questi altri pulsanti
E i più importanti, il più importante è questo sulla sinistra, perché ha un po', permette di diminuire oppure aumentare il gain, che sarebbe più o meno la, la brillantezza dell'immagine, quindi quanto l'immagine sarà chiara e quanti echi di rimbalzo capterà il, l'ecografo. Possiamo mettere l'ecografo in beam mode, però questo serve soprattutto in cardiologia, riportiamolo normale. E poi qua in alto a destra c'è il gain settoriale, in cui possiamo regolare il gain per esempio del primo strato, del secondo, del terzo, del quarto e così via, ma comunque sono, questa è una funzione abbastanza avanzata. Qua possiamo settare i canali se dovessimo avere delle interferenze e basta. Dynamic. Ed eccoci qui. Spero che questo video un po' più settoriale degli altri vi sia piaciuto. Vi invito sempre a iscrivervi al canale, attivare le notifiche, seguirci anche su Instagram e su Facebook e sparare il video un po' ovunque. E mi raccomando, lasciateci un commento qua sotto raccontandoci se avete esperienze con l'ecografia o se vorreste imparare a utilizzarlo. Magari poi in futuro, se il video piace, faremo magari una o due lezioni su proprio i fondamenti dell'ecografia. Detto ciò, io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!